Buongiorno a tutti, oggi siamo sul primo campo sperimentale di canapa industriale sativa di Irpinia. Siamo a Volturara Irpina e dei ragazzi che si sono associati, delle persone che si sono associate, hanno deciso di avventurarsi in questo nuovo mercato. Questa canapa oggi è possibile utilizzarla a tantissimi utilizzi, ha un indirizzo industriale, può essere utilizzata per uso tessile, può essere utilizzata per uso edibile, ci fanno gli oli, ci fanno la farina, ci fanno la pasta con la canapa, si possono fare abiti, si può fare abbigliamento con la canapa e anche addirittura materiale per l'edilizia. Esistono delle aziende, soprattutto nel nord Italia, che realizzano proprio dei mattoni con l'aggiunta di canapa. Allora, oggi potremmo far partire realmente un nuovo piccolo mercato in un paese, in un posto come l'Irpinia, come il Sannio. Qui oggi si sono radunati tanti altri produttori di canapa sativa che hanno cominciato proprio quest'anno nel 2015 e potrebbero realizzare un nuovo mercato in un posto dove c'è un 60% di disoccupazione giovanile. Quindi noi chiaramente perseguiremo la nostra battaglia parlamentare, ma soprattutto una battaglia culturale. E simbolico? È simbolico far capire come questo è un coltello e questa è una pianta. Per alcuni questo può diventare un'arma e questa può essere una droga. La nostra sfida è far diventare questa un prodotto economico e far nascere una nuova economia. E noi partiremo e daremo forza a questa economia proprio dall'Irpinia. Ciao a tutti, questa mattina, proprio poco fa, sono stato sul primo campo di coltivazione di canapa sativa industriale di tutta l'Irpinia. Questo campo si trova a Volturara Irpina, la famosa zona della Bocca del Dragone, molto ricca anche di acqua. Benissimo, e ho avuto delle sorprese incredibili, cioè finalmente un'associazione di persone che hanno voglia di rimanere qui a investire in Irpinia, dei ragazzi che hanno intenzione di non mollare la propria terra, hanno pensato bene di investire del proprio tempo e qualche soldo in un campo di canapa sativa. La canapa sativa è una pianta versatilissima, una pianta dalla quale è possibile ricavare materiale tessile, ci fanno i vestiti, ci fanno i portafogli, le borse, è possibile ricavare materiale per l'edilizia, addirittura ci fanno i mattoni misti con la canapa che rendono la tua casa completamente isolata e quindi calda di inverno e fresca d'estate. Poi anche naturalmente per uso edibile, cioè tantissimi prodotti che vengono utilizzati per l'industria alimentare, si può fare dell'olio, si può fare della farina, tante persone magari di voi che mi state seguendo hanno magari mangiato anche la pasta di canapa, addirittura questi ragazzi di Volturara hanno contattato un produttore di formaggi che ha fatto il primo formaggio, che questa mattina ho assaggiato, il primo formaggio con i semi di canapa, quindi praticamente hanno fuso quella che è una tradizione storica del territorio, cioè quella di produrre formaggi insieme ad una nuova produzione di canapa. Questa canapa è a bassissimo contenuto di THC, che sarebbe quella sostanza che l'ha fatta mettere al bando, ha dato il pretesto per farla mettere al bando dalla coltivazione a tutte quelle multinazionali e quelle lobby della plastica e del petrolio, perché la canapa è proprio un sostitutivo di questi elementi. Cioè praticamente avendo la canapa si potrebbero realizzare tantissime cose che oggi purtroppo realizziamo facendo un grosso danno all'ambiente. Quello che ho voluto sottolineare è anche che nella nostra provincia, nelle piccole province, un po' tutte in Italia, in particolare il Sannio di Irpinia, che sono quelle che conosco meglio, c'è il 60% di disoccupazione giovanile. E quindi questo potrebbe essere effettivamente un modo per riattivare un'economia, cioè incentivare questo tipo di produzione. Di fatto la pianta in sé, la piantagione, non necessita di eccessiva cura, quindi è anche un investimento a basso costo tutto sommato, perché addirittura mi hanno spiegato che piantando a inizio maggio sono riusciti, oggi appunto sono stato lì per fare la raccolta, quindi in circa 4 mesi è venuto fuori tutto il prodotto, loro lo vendono soprattutto per la semina. Ecco, quello che manca, il tassello, una serie di tasselli che mancano per creare una nuova economia, un nuovo mercato in queste zone che non c'è, purtroppo tutti sappiamo benissimo che gli studenti, i giovani di queste zone d'Italia spesso se ne partono via, vanno via, prendono la valigia, non è più uno zaino per andare a, non
so, magari a conoscere dei posti nuovi, ma si tratta proprio di valigie che non fanno più rientrare i nostri ragazzi, cioè persone che lasciano per sempre il nostro paese. Allora la sfida qual è? Che possono raccogliere, devono raccogliere sia gli imprenditori locali, sia le istituzioni, cioè noi effettivamente in questo momento le rappresentiamo. Dobbiamo fare di tutto perché quel prodotto che resta lì, quindi i semi, la fibra di queste piante, possano essere trasformati in loco. Quello che manca sono gli impianti di trasformazione. Pensate che questi semi coltivati a Volturara oggi devono magari essere venduti alla Puglia piuttosto che alla Basilicata, se non andare addirittura nel nord Italia per fare da una parte l'olio, da una parte i mattoni e da un'altra parte magari l'abbigliamento. Ecco, la sfida è ritornare a produrre qui. Immaginate quante aziende e quanti posti di lavoro si potrebbero creare, tra l'altro in maniera sostenibile, perché stiamo parlando di una pianta che addirittura ha delle proprietà fitodepuranti, quindi si potrebbe anche utilizzare per depurare alcuni fiumi come per esempio l'Ofanto, che è qui in zona. Addirittura c'è stata una, come dire, una raccolta spontanea di tutti gli altri imprenditori, che anche loro, altri agricoltori che avevano coltivato in questo anno. È un qualcosa che sta partendo ora, nel 2015. A marzo 2015 ci sono state le prime piantagioni, sempre nella zona dell'Irpinia e del Sannio. Quindi io dico che questo veramente può essere un volano per il futuro. Lo diciamo sempre: agricoltura, cultura e turismo. Per me e per il Movimento 5 Stelle l'Irpinia deve ripartire da questo. Ora sto andando a festeggiare i 10 anni del meetup di Cosenza, dove ci saranno Ferdinando Imposimato, Nicola Morra, parleremo di istruzione e parlerò anche di questi che sono gli sbocchi. Immaginate se le università volessero aprire dei protocolli per studiare quelle che sono le proprietà della canapa e vederle, farle studiare agli studenti proprio in loco, dove esiste la produzione a pochissimi chilometri di distanza. Io credo che veramente abbiamo tutte le carte in regola per riprenderci il nostro territorio, creare un prodotto da zero e realizzare un nuovo mercato, prima che qualcun altro, magari le multinazionali che già hanno messo le mani sui semi, mettano le mani anche sulle piantagioni. Io credo che sia importante che sia la regione, la provincia e tutti ci rendiamo conto che questo per noi è veramente una grande possibilità. Questa non dobbiamo perderla, per dire a tutti che noi i nostri obiettivi è creare un prodotto italiano, semi di canapa e derivati dalla canapa. Questa è una prova. Quindi questo qui praticamente è una fusione di quell'economia che già c'è, cioè quella che voi fate qui, quindi formaggi tipici, e ci aggiungiamo anche quell'economia nuova che speriamo nasca, che è quella della canapa. Quindi da questo facciamo anche questo. Lo assaggio per la prima volta. La prima volta, vai. Nessuno di noi sa che sapore è. Vedete voi. Vado? Vai. Se non è buono, lì che è buono, se non capisci un commento.